Telespettatori della Nuova TV, ben trovati a questo nostro ultimo appuntamento in vista delle elezioni regionali di domenica 24 marzo. Come avete avuto modo di vedere in queste tre settimane, la Nuova TV ha dato spazio a tutte le liste, a tutte le coalizioni e a tutti i candidati governatori per offrire un'informazione quanto più capillare e plurale possibile. Oggi ultimo appuntamento con il confronto tra i quattro candidati alla presidenza della giunta regionale. Per tutti e quattro ci saranno domande simili, avranno un minuto e mezzo per rispondere. Come vedete accanto a me però non sono solo, c'è Mara Risola. Mara, benvenuta. Grazie Celestino, do il benvenuto ai telespettatori a casa ma anche agli ospiti in studio che vi presento. Alla mia sinistra c'è Valerio Tramutoli, candidato presidente per la Basilicata Possibile, benvenuto. Grazie. Alla mia destra invece c'è Carlo Trerotola, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra, benvenuto Trerotola. Buongiorno. Allora, come i nostri telespettatori possono vedere, due sedie vuote, quella alla mia destra dove doveva sedersi il candidato del Movimento 5 Stelle, Antonio Mattia, e quello alla mia sinistra dove doveva sedersi invece il candidato di centrodestra, Vito Bardi. Pur invitati per tempo, così come gli altri candidati, hanno preferito non presentarsi nei nostri studi, non rispondere alle nostre domande e soprattutto non rispondere a voi, lucani, che domenica sarete chiamati al voto. Naturalmente tutto questo ci dispiace, però abbiamo fatto il possibile per offrire un'informazione quanto più completa possibile. Mara. Prima di iniziare con le domande e di entrare nel merito del dibattito, abbiamo voluto sondare gli umori dei lucani, quali sono le loro intenzioni, in qualche maniera quale Basilicata vorrebbero. E vediamo come hanno risposto alle domande di Roberto Spadola. Se tu potessi parlare adesso con il governatore della Basilicata futuro, quale Basilicata gli chiederesti? Qual è la Basilicata che vorresti? Una Basilicata diversa, una Basilicata che non basa più tutto sul petrolio, una Basilicata che punta sul futuro. Abbiamo tante ricchezze, non le sappiamo sfruttare. Sono passati decenni, il petrolio, l'acqua, il turismo, e non abbiamo risolto niente. Quale Basilicata chiederebbe al governatore? Guarda, proprio di questo noi stavamo parlando e dicevamo appunto questo, che le risorse del petrolio appartengono al popolo e devono essere spese per il popolo, quindi in infrastrutture, sviluppo e quindi naturalmente di conseguenza lavoro. Personalmente, pensando alle opinioni e alle speranze dei miei ex compagni di classe, anche i ragazzi dell'università, loro futuro in Basilicata non lo vedono. Una Basilicata in cui si cerchi di appianare il divario rispetto alle altre regioni. Sono delusa, amareggiata da tutto quello insomma, che è successo e che spero nel futuro insomma, cambi qualcosa, perché non c'è futuro. Sicuramente una Basilicata in cui i suoi figli, i suoi ragazzi non vadano via per studiare, per lavoro. Sta diventando un paese per vecchi. Da medico vorrei innanzitutto una sanità migliore, con un più facile accesso ai servizi per tutti e una eguaglianza, insomma, dei servizi per tutti. Vorrei più che altro una Basilicata con questo nuovo governo, con queste nuove elezioni, che sia non più il fanalino di coda delle altre regioni. Vorrei una Basilicata più pulita e più trasparente, perché ci sono tanti imbrogli in questa regione e vogliamo che giustamente vengano tutti a galla. Una Basilicata più libera, soprattutto una Basilicata che si occupa dei giovani e soprattutto prende in considerazione l'idea di costruire nuove strutture sportive per dare la possibilità di competere a livello nazionale. Mi piacerebbe avere una Basilicata dove la gioventù possa contare qualcosa. Che cosa chiederei? Una regione ricca, le potenzialità ci sono, quindi perché no? Una Basilicata che trattenga i suoi giovani. Esattamente, che dove ci sia anima. Questa è una città morta, città e regione morta. E allora, a questi interrogativi avrebbe dovuto rispondere, seguendo l'ordine che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale in provincia di Potenza, il candidato di centrodestra Vito Bardi. Come vedete la sedia è vuota, quindi passiamo al candidato di centrosinistra Carlo Trerotola. Che idea si è fatto rispetto a queste sollecitazioni? Guardate, le sollecitazioni che vengono fatte in pratica sono gli argomenti del nostro programma. Il lavoro in prima battuta, il lavoro è fondamentale, dà dignità all'uomo, quindi cercare di creare nuovi posti di lavoro,
alcune misure abbiamo verificato la sostenibilità e quindi qualora i cittadini ci daranno fiducia le metteremo in campo e quindi la misura soprattutto sul lavoro ai giovani per favorire il ritorno, quindi una defiscalizzazione totale per 3 anni a chi vorrà aprire delle nuove attività, delle nuove aziende, delle start-up, oppure una defiscalizzazione alle aziende che vorranno assumere nuovi dipendenti sempre per 3 anni. In più ci sono delle altre misure che stiamo mettendo a punto per evitare questa emorragia di persone che vanno fuori, perché è importante evitare questo, naturalmente con provvedimenti seri, perché si parla sempre di svecchiamo le aziende, sì, ma svecchiare le aziende e voler pensare di mandare a casa persone di 50 anni, mandarle in pensione, non è sostenibile per uno Stato con le nostre condizioni, uno Stato nazionale parlo. Bene, è finito il suo tempo. Professor Tramutoli, qual è la sua prospettiva in merito alle stanze? Quali sono le sue risposte alle stanze dei cittadini? Beh, si riferisce a quelli che abbiamo sentito. Sì, intanto sì, naturalmente la questione dei giovani, della loro emigrazione è una questione centrale anche per noi. Devo semplicemente, sommessamente sottolineare che se ci troviamo in una regione spopolata dalla quale i giovani scappano probabilmente alla origine di tutto questo non può essere che attribuita a chi ha governato questa regione negli ultimi 20 anni, quindi diciamo fare buoni propositi per il futuro è bene, poi bisogna capire se queste promesse sono credibili. Io non credo che la mancanza di lavoro sia associata al fatto che ai costi del lavoro e non credo nemmeno a quella che i giovani debbano inventarsi ogni giorno una cosa nuova come dei salti in banchi, no? Queste start-up eccetera, un lavoro, penso che sia possibile anche in Basilicata e noi intanto li sottrarremo al ricatto della politica cancellando tutte le esternalizzazioni inutili, investiremo nella difesa del territorio, nella prevenzione dei rischi naturali, ci sono già i fondi disponibili, altri arriveranno con FES per il rischio sismico e quindi creeremo una domanda forte di competenze, di intelligenze, di laureati ma anche di maestranze perché le imprese lavoreranno e poi faremo una Basilicata così bella e stimolante dal punto di vista tecnologico che anche quelli che sono partiti vorranno tornare. Oggi non saremo solo noi ad intervistarvi, ma abbiamo anche degli esponenti della società civile lucana a cui abbiamo chiesto di porvi alcune domande. Andiamo a scoprire chi è il primo di questi esponenti lucani nella prima clip. Innanzitutto voglio ringraziare questi candidati. Grazie perché avete messo a disposizione della Basilicata il vostro tempo, le vostre energie e le vostre capacità. E quindi vi auguro buon lavoro. La domanda, ci sono alcune esigenze che sono come prioritarie e che già sono certo che sono nella vostra agenda, tipo il lavoro, tipo la povertà, tipo l'ambiente, la salute, le infrastrutture. La domanda che vorrei fare è, come dire, va oltre l'ordinario, va oltre quelli che sono i bisogni contingenti e va in questa direzione. Quale tipo di Basilicata vuoi costruire per i prossimi 5 anni? Quale qualità della vita sociale, culturale, vuoi contribuire a realizzare in Basilicata? Perché la sfida che noi abbiamo davanti è quella di rimettere in movimento la Basilicata in un movimento democratico vero, di partecipazione democratica vera. Per cui quale sollecitazione alla partecipazione sussidiaria degli enti intermedi? Quale sviluppo solidale alla Basilicata? Quale attenzione ai beni culturali della nostra regione? Quali sono le proposte per una migliore qualità della vita in Basilicata?
Eccolo, abbiamo visto, era Monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi di Tursi e Lagonegro. Tramutoli, vuole rispondere a Orofino? Sì, ha fatto tante domande. Innanzitutto, diciamo, noi, io dico spesso che il nostro programma, se non trovate tutto quello che vi aspettate, è essenzialmente un punto di vista. E quindi è il punto di vista di chi non ce la fa, dei deboli, dei poveri, innanzitutto. E quindi noi pensiamo che le istituzioni debbano rispondere innanzitutto a queste domande, perché le persone che da sole non ce la fanno. Riguardo alla come questo punto di vista si declina per una Basilicata nuova, beh, la nostra direzione di marcia la sapete, noi vogliamo realizzare i diritti costituzionali, la porto sempre con me perché è il mio programma, i diritti sanciti dalla Costituzione, che in Basilicata invece pare non valgano per tutti. Non abbiamo lo stesso tipo di diritto alla salute, all'istruzione, e quindi diciamo noi realizzeremo per esempio anche la maggiore libertà delle donne attraverso gli asili nido gratis, le scuole a tempo pieno sul territorio, l'assistenza diffusa alle persone con disabilità, batteremo ogni tipo di barriera sia architettonica sia culturale verso le persone che sono discriminate. Poi faremo una regione che sarà bella da vivere. Segnalo solo sommessamente che in questa battaglia, in difesa anche dell'accoglienza ai nostri migranti, diciamo, il mondo cattolico non ci ha molto voluto incontrare. Tre Rotola, tocca a lei. Saluto il vescovo volevo dire, una Basilicata più buona anche sull'accoglienza. Noi vediamo il centrodestra con un'incitazione all'odio che è una cosa spaventosa. Certamente siamo anche noi per la sicurezza dei cittadini, ma non siamo per armare i cittadini in questo modo, cioè non si può tornare al Far West. Lo Stato deve garantirci la sicurezza, ma se pensate che andiamo in aeroporto nella stazione a Roma Termini e mentre si va per fare un biglietto la voce che dice fate attenzione ai borseggiatori, e allora che facciamo? Ci armiamo e andiamo in due, mentre il borseggiatore si avvicina l'altro lo spara. Beh, devono esserci delle regole che devono fare questo. Il problema che sempre ritorna alla base è il problema del lavoro. Quindi il problema del lavoro, il problema dell'ambiente. L'ambiente, noi siamo chiari, no a nuove trivelle, non possono ridurci un colabrodo, e noi non indosseremo mai una maglietta delle multinazionali del petrolio, indosseremo molto volentieri una maglietta dell'agricoltura biologica, biodinamica, del nostro turismo, quello lo faremo volentieri, ma altre cose no. Oh, intanto la campagna elettorale è agli sgoccioli. Tramutoli, è stato un mese molto intenso per voi sulle piazze lucane, negli incontri pubblici. Qual è la percezione dei lucani che avete intercettato? C'è voglia di andare al voto oppure ancora una volta vincerà l'astensionismo? No, sì, è vero, mentre gli altri candidati, alcuni degli altri candidati, quelli tipicamente assenti negli incontri, vanno a fare i paolini dietro a questi ministri che mai come nel passato, alcuni non sapevano nemmeno dove stava la Basilicata, si sono precipitati qui a visitarci, e noi incontriamo le persone, diciamo, e la sensazione è abbastanza positiva, diciamo, la gente ci ringrazia per avergli dato la possibilità di tornare a votare sostanzialmente, quindi la sensazione è positiva. C'è anche una partecipazione di persone che non si erano mai impegnate in politica. Per esempio, una cosa molto interessante è che abbiamo tanti giovani che vengono agli incontri, e questo non si vedeva da tanto tempo. Questo secondo me è un bellissimo segnale. L'altro bel segnale è questa ragazza che è Francesca Rago, che ha solo 19 anni, che non è candidata in lista, sa come si fa per mettere una donna, per rappresentare una categoria, è proprio una che la politica la vuole cominciare a fare, è una che interviene nei dibattiti, dice la sua. È un bel segnale il fatto che
I giovani tornano a interessarsi della politica e non li posso biasimare se fino adesso sono stati distanti, perché si capisce subito quando uno parla parla ai tuoi bisogni oppure parla ai suoi propri bisogni, alle proprie aspettative. Tre Rodola, che lucani avete incontrato in questa campagna elettorale? Ho incontrato aziende, imprenditori, ho incontrato tanti cittadini, ho avuto riconferma che tanti problemi con cui capitava di parlare svolgendo la mia attività sono i problemi poi della gente comune, e la gente comune ci vede vicini, la gente comune ha capito che quel modo di fare politica, mi riferisco soprattutto al centrodestra, è un modo pubblicitario, un modo spottistico, non un modo reale di capire i problemi della gente. A questa gente non interessa, a questi politici non interessa proprio il problema della gente, a loro interessa vincere per fare i propri affaracci, per fare gli affaracci loro. Questa è la sensazione che ho e la gente l'ha percepito, quindi anche i giovani sì, vanno e presenziano gli eventi, però stanno prendendo le distanze. Io ho sentito diversi giovani che hanno detto: siamo con te, ti conosciamo, ti possiamo guardare in faccia, i miei genitori, i miei nonni mi hanno parlato di te e ci hanno sempre detto che sei una persona disponibile. Spero di poterlo essere anche in questa avventura, è una cosa molto importante. Tra i servizi che stanno più a cuore ai cittadini c'è sicuramente quello della sanità, presidi sui territori carenti di medici e infermieri, liste d'attesa, migrazione sanitaria. Secondo lei, Tramutoli, da dove deve ripartire la sanità in Basilicata? Beh, la sanità in Basilicata si parte sempre dai soldi, che sembra che non bastano mai, e invece vorrei partire dai cittadini, cioè da un obiettivo che dovrebbe essere un obiettivo comune. E c'è appunto da rendere, diciamo, ugualmente esigibili in tutta la Basilicata il diritto alla salute. Naturalmente questo non lo puoi fare costruendo un ospedale per ogni cittadino, però devi avere in testa questo obiettivo, cioè di garantire pari diritti su tutto il territorio. Questa cosa si può fare intanto creando una vera alleanza tra il sistema pubblico, tra i medici di base, tra il sistema dell'impresa sociale e anche della sanità privata, perché la sanità privata può per esempio essere perfettamente complementare a quella pubblica, coprendo zone del territorio nelle quali non sono disponibili servizi, penso al laboratorio di analisi, altri tipi di servizi che non sono dovunque disponibili. E poi bisogna finalmente liberare la sanità da questa cappa politica che la rende semplicemente una specie di serbatoio di voti, per cui le professionalità vengono scoraggiate, le dirigenze sono tutte, diciamo, orientate in questo modo. Ora, rimettere a posto, dare trasparenza e legalità e poi una buona gestione ci consentiranno di ottenere l'obiettivo. Tre Rotola, qual è il suo punto di vista? Sulla sanità c'è tanto da lavorare, fare attività sul territorio, cercare di badare alla prevenzione, perché se lavoriamo molto sulla prevenzione riusciamo a risparmiare anche, se risparmiamo possiamo dare dei servizi migliori al cittadino, spazio alla medicina naturale, spazio alle medicine alternative. Certo c'è bisogno di un radicale cambiamento, un coordinamento totale di tutta la sanità che guardi al territorio offrendo i servizi alla gente nel modo più vicino possibile, evitando di congestionare i grossi plessi, facendo qualità anche sul territorio, anche su piccole entità, si può richiamare assistiti anche dalle altre regioni e diventa un profitto poi. Naturalmente sostenibilità
economica e sostenibilità della qualità, perché è molto importante fare attenzione, perché oggi si bada sempre soltanto ai numeri, quasi evitando il discorso sulla qualità. Questo è un problema della globalizzazione, invece noi dobbiamo certamente guardare i numeri, però guardando alla qualità. I cittadini hanno bisogno di qualità e di sicurezza e di garanzie. E stiamo per un attimo in tema sanità, Tramutoli, una domanda flash, una risposta telegrafica. Tra San Carlo e Crob chi deve fare cosa? Pochi secondi. Io penso che ognuno debba fare quello che sa fare meglio, sono abbastanza vicini per poter essere complementari. Tra Rotola? Non ho capito. Tra San Carlo e Crob chi deve fare cosa? Ma guardate, ci sono delle peculiarità, quindi si può lavorare insieme, anzi devono lavorare insieme, perché ci vuole sinergia, ma non è solo il San Carlo, bisogna coordinare il tutto. E allora andiamo a vedere invece la seconda domanda esterna, vediamo chi la pone. Ecco, più che una domanda io faccio un auspicio, nel senso che chiedo a loro se sono disponibili ma realmente coprogettare e coprogrammare insieme nel settore del welfare e delle politiche sociali. Cioè, questo significa però, se sono disponibili ad esempio a realizzare delle linee guida ben precise rispetto a che cosa significa programmare e progettare, e quindi linee guida che siano poi dopo rese disponibili ai vari settori dell'amministrazione pubblica, quindi alla regione ma anche in modo particolare agli enti locali, per poter appunto realmente creare dei tavoli che possano operare in questo settore. Lo abbiamo visto, era Vincenzo Martinelli, presidente del CNCA di Basilicata, in rappresentanza del terzo settore. Tre Rotola vuole rispondere a Martinelli. Guardate, c'è da fare una riorganizzazione della struttura regionale. È chiaro che ci chiede la disponibilità, ma siamo noi a interfacciarci, a chiedere la disponibilità. Noi siamo cittadini fra la gente, e quindi se non ascoltiamo la gente, se non si fa insieme, non si può far bene. Cioè, io non posso ascoltare, a prescindere che non abbiamo capi da cui dipendiamo, quindi non dipendiamo dipendiamo dai cittadini. Cioè, il servizio che noi dobbiamo dare, se non ci interfacciamo con la gente, con le associazioni, come facciamo a dare un buon servizio? Non conosciamo i problemi, quindi siamo noi a chiedere a loro il dialogo e la possibilità di fare le cose, chiaramente vedere insieme cosa realizzare, vedere le cose che è possibile sostenere, ma nel senso reale. Il sogno è importante, ma è una tendenza, poi dobbiamo avere un pochino i piedi per terra e vedere ciò che è realizzabile e ciò che è molto lontano, che non cancelliamo, lasciamo aperte le barriere e tendiamo a questo sogno. Tramutoli, come risponde alla domanda proveniente dal terzo settore? Allora, tre cose. La prima cosa, noi abbiamo bisogno di fare un censimento dei bisogni. Noi non sappiamo manco quanti sono, che tipi di problemi hanno quelli che dovremmo assistere. La seconda cosa, noi dobbiamo fare un piano assistenziale regionale di lungo periodo. A me mi dispiace che attività, diciamo, rilevanti, che sono rilevanti per le famiglie, l'assistenza a un anziano, ma anche l'assistenza a un disabile nel suo percorso scolastico, debbano dipendere da variabili come il finanziamento di quell'anno, oppure addirittura di un progetto europeo, un progetto regionale a 3 anni. Sono domande e bisogni che sono costanti, quindi non c'è bisogno di spezzettare i finanziamenti, di spezzettare l'iniziativa. Occorre fare un piano e finanziarlo decentemente sul lungo periodo. Anzi, su questo l'altra cosa che dovremmo combattere è anche il precariato degli operatori. Spesso queste persone molto generose lavorano in condizioni loro stesse molto precarie. Allora un piano di lungo periodo serve anche a fare
un programma all'interno del quale è possibile stabilizzare le persone che lavorano. E poi la terza cosa è che i fondi nazionali per molte di queste attività, per la non autosufficienza, sono troppo variabili. Non possiamo passare da 1 miliardo della Turco ai 140 milioni dei governi recenti. Allora, su questo occorre fare un ragionamento con il governo nazionale piuttosto fermo per stabilizzare i finanziamenti. Abbiamo ancora un'altra clip che ci introduce un altro tema, vediamo di cosa si tratta. Avvocato Angela Bitonti, Presidente regionale Associazione Diritti Umani, quale domanda vuole fare i 4 candidati alla Presidenza della Regione? Sì, una domanda fondamentale, perché il problema da affrontare è strategico. Il problema è quello del caporalato, una piaga che affligge la nostra regione sia nella parte del Metapontino che in quella del Vulture Melfese. Chiederei ai nostri candidati presidenti come e cosa hanno pensato di fare, quale strategie da mettere in campo per sottrarre tutti questi lavoratori stranieri che, ricordiamo, nella maggior parte dei casi sono regolari sul territorio dello Stato, per cui hanno ottenuto protezione dallo Stato, per sottrarli alla malavita, alle maglie del caporalato e allo sfruttamento. Tre Rotola, la parola a lei. A questo tema posso ben dire che potremmo mettere a capo un generale per risolvere, perché qui non c'è tanto da dialogare con questi caporali, quindi allora passiamo quasi ad una struttura militare. È chiaro che il dialogo va fatto con la gente, con i lavoratori, perché il problema è serio, quindi va valutato, va regolamentato, va regolarizzato, ma regolarizzato alla luce del sole, perché se le regole sono aperte, sono trasparenti, diventa complicato anche per chi vuole intromettersi in queste cose, quindi regole a tutto spiano. È chiaro che questi elementi vanno soppressi, e questi elementi con la forza, quindi lì un comandante, un generale o tutte le forze in campo, però a capo della regione non un capo ma una persona che dialoga. Tramutoli. Diciamo che tra le forze politiche che si candidano in queste elezioni, solo noi abbiamo parlato in campagna elettorale di questo tema, abbiamo fatto un incontro a Bernalda, un altro a Policoro con De Magistris, proprio sul tema delle infiltrazioni camorristiche e mafiose sul caporalato. Ora, invece, da molto tempo si tende di dare della Basilicata l'idea di un'isola felice, esente da questo tipo di problemi, che non è vero che non sono noti, diciamo che semplicemente là dove si dovrebbe aguzzare la vista si preferisce voltarsi e guardare altrove. Insomma, i caporali si sanno chi sono, dove sono, vanno la mattina all'alba a prendere le persone, quindi è evidente che siamo in presenza di forti coperture ad ogni livello. E va inoltre considerata anche la condizione di questi poveri disgraziati che vengono messi a lavorare in quelle condizioni, gli fanno pagare anche l'acqua, sono sempre gli stessi, il trasporto, e li teniamo ancora in condizioni di grande disagio, di scarso rispetto per la dignità di queste persone. Io non credo che sia difficile organizzare un servizio pubblico di trasporto, fargli pagare l'acqua il giusto e fargli pagare il giusto da chi li tiene lì a lavorare. Non voglio semplificare, ma penso che ci sono delle responsabilità anche politiche in quello che accade, che andranno rapidamente rimosse. Noi lo faremo. Tre Rotola, restiamo in tema con una domanda flash alla quale ci aspettiamo una risposta altrettanto flash. Accoglienza migranti, sì o no? L'accoglienza regolamentata sì, però regolamentata. Vanno ben regolati i flussi, vanno visti. Vedete, girando nelle aziende anche del Metapontino e non solo, alcuni imprenditori dicevano che c'è bisogno quindi di queste persone, quindi no a questo razzismo sfrenato. Guardate, è una cosa terribile questi bracci di ferro che si fanno, noi non siamo abituati, siamo persone civili. Tramutoli? Oh, certo sì, la nostra terra è sempre stata una terra di accoglienza. Lo straniero era una persona che incuriosiva, perché portava culture diverse,
volerci trasformare, come diceva il mio collega candidato, in tanti pistoleri spaventati non fa parte proprio della nostra natura. È vero invece che purtroppo bisogna dirlo, questo decreto cosiddetto sicurezza fatto da Salvini ha reso anche quelli che avevano diritto alla protezione umanitaria dei senza casa, dei senza dimora, quindi altro che sicurezza, ha peggiorato il livello di sicurezza, quindi accoglienza fatta bene, integrazione, vedrete che ci saranno molto utili questi giovani immigrati. E allora abbiamo parlato di migranti, tra l'altro qualcuno in passato pensava che i migranti potessero essere la soluzione al problema dello spopolamento in Basilicata. Spopolamento che è un altro dei temi importanti di questa campagna elettorale di questa regione. Come fermare la fuga, soprattutto dei giovani, dalla Basilicata? Con dei provvedimenti che facilitano il rientro. Certamente non è quello il modo di ripopolare, cioè non, trasferiamo completamente il problema, come non guardare alla realtà. Allora, il problema è creare dei provvedimenti che favoriscono il ritorno e dei provvedimenti che evitano questa emorragia, quindi favorire l'organizzazione, snellire le procedure, e l'organizzazione regionale deve funzionare rapidamente. Non si può andare in Albania e in 60 giorni risolvere un problema burocratico per l'apertura di un'azienda e venire in Italia, perché il problema non è soltanto della Basilicata, e impiegarci casomai 2 anni, quindi le cose devono funzionare e devono funzionare rapidamente, con certezza, chiarezza e trasparenza. Tramutoli, come si combatte il fenomeno dello spopolamento e soprattutto come si trattengono i giovani lucani? Intanto capendo perché se ne vanno, perché si realizza questo spopolamento. I ragazzi se ne vanno principalmente per studiare, a volte se ne vanno già decidendo di restare fuori, quindi quando anche ci siano buone facoltà in Basilicata pensano è meglio che vada a fare ingegneria a Torino, perché così magari con professori avvio già l'attività. Quindi la disperazione vera è il lavoro, la mancanza di speranza di poter fare un bel lavoro, quel lavoro perché uno si prepara nella propria regione, un po' perché non siano più contendibili le buone posizioni, se non sei amico di, sembra che sia impossibile trovare un buon lavoro, un po' perché il lavoro di qualità manca, perché le cose che ne facciamo in Basilicata vengono fatte sempre al minimo, no? Al minimo ribasso sia della competenza, della tecnologia, e quindi i lavori che offriamo ai nostri giovani quando ci sono e quando sono contendibili sono sempre non di altissima qualità. Noi faremo il contrario, noi creeremo un lavoro di qualità, l'ho detto prima, nella difesa del suolo, nello sviluppo della rete internet e wifi su tutta la regione, che solleciterà le intelligenze di quelli che già vivono in questa regione, facendo rientrare quelli che sono andati via, ma non perché gli diamo un premio, perché gli offriamo delle opportunità di lavoro molto più interessanti di quelle che stanno sperimentando altrove. E allora andiamo a vedere la quarta clip, la quarta domanda esterna. La comunità studentesca, che ho l'onore di rappresentare, necessita di chiarimenti circa l'intenzione della Regione Basilicata di continuare a investire sul nostro Ateneo. Quelli che auspichiamo sono sostanzialmente quattro punti. Il primo punto sarebbe quello di garantire la permanenza dell'accordo Regione-Università, che è di 10 milioni di euro, e magari aumentare l'importo per consentire l'apertura di nuovi corsi di laurea. Come secondo punto vorremmo sapere cosa vorreste fare per rendere più efficiente il sistema di trasporto pubblico e quale sarà l'impegno nell'adottare subito il nuovo TPL e rendere centrale il campus di Macchia Romana. Come terzo punto vorremmo sapere quale sarà il vostro impegno per continuare a garantire il 100% delle borse di studio ogni anno e aumentare la qualità del diritto allo studio nella nostra regione. Come quarto e ultimo punto vorremmo sapere cosa intendete fare per rafforzare la partnership tra Unibas e le aziende, per creare un collegamento diretto con il mondo delle imprese, collegamento vitale per i laureati in questa regione. Siete disposti a fare tutto il necessario per garantirci un futuro? Grazie e buona fortuna.
Abbiamo sentito Francesco Coviello, presidente del Consiglio degli Studenti di Basilicata, che più delle domande pone delle richieste, delle necessità degli studenti lucani. Ha parlato di un collegamento, una partnership dell'università con le aziende per creare appunto un trampolino di lancio per il lavoro. Ha parlato comunque di centralità dell'Ateneo in Basilicata. Trerotola, pensa che possono essere attuabili queste richieste degli studenti lucani? Ma io non è che penso che possono, penso che devono. E allora, se non c'è un'interfaccia, rischiamo di far venire fuori delle figure che poi non servono al mondo del lavoro, quindi un'interfaccia col mondo del lavoro senza dubbio. Poi i compiti della regione di facilitare il più possibile i servizi che servono per accogliere meglio gli studenti, facilitare l'interfaccia fra università, che sicuramente già c'è, e facilitare ancora con strumenti più incisivi questo dialogo con le imprese, perché c'è bisogno, ci sono tante imprese in difficoltà, ma sono in difficoltà perché non ci sono le figure giuste, che poi non è semplice trovare. Quindi se si verifica quali sono le difficoltà delle imprese e si uso un termine, si sfornano figure che servono alle imprese, quelle sono la vita delle imprese, cioè la vita delle imprese è data proprio da queste nuove figure, dai nuovi giovani che servono, chiaramente guardando avanti, perché oggi l'evoluzione è rapidissima, quindi non si guarda avanti ai piedi, si guarda molto... Tramutoli, che ruolo deve avere l'università in Basilicata e in che maniera possono essere realizzate queste richieste degli studenti? Beh, l'Università della Basilicata è un'università che deve essere innanzitutto università, e quindi come tutte le altre università del mondo deve fare buona ricerca e buona didattica, innanzitutto dare un'opportunità ai nostri giovani di formarsi in un ambiente che sia realmente universitario. Dopodiché, diciamola, ovviamente noi dovremo provare ad allargare l'offerta di questa università per garantire, come abbiamo fatto fino adesso, il diritto a studiare a molti giovani lucani, ma anche il diritto a poter scegliere di più e meglio. Questo si potrà fare non solo aprendo nuove facoltà col sostegno necessario della Regione Basilicata, perché aprire la facoltà di medicina è qualcosa, direi che è un boccone anche troppo grosso per questa piccola università, e non si fa dalla sera alla mattina, ma anche stabilendo delle connessioni migliori fra Potenza e Matera e fra i poli universitari e le altre università a noi vicine. Questo significa che potremmo pensare di poter realizzare per i nostri studenti l'obiettivo di avere l'offerta la più ampia dentro massimo un'ora di viaggio. Sui trasporti noi dobbiamo finire a Potenza il collegamento verticale con via Vescovado, che rischia per vari ritardi di saltare, ma non lo faremo saltare, e di continuarlo fino all'università in modo da collegare l'università col centro storico. Il collegamento con i paesi vicini abbatterà il costo delle case anche per i cittadini di Potenza. E allora siamo arrivati al giro di boa, qualche minuto di pausa e riprendiamo subito.
Eccoci qua, ben ritrovati. Allora stiamo facendo il confronto finale tra i candidati governatore alla presidenza della Giunta regionale in vista delle elezioni di domenica 24 marzo. Come vedete sono soltanto due i candidati che hanno accettato il nostro invito: Carlo Trerotola per la coalizione di centrosinistra, Valerio Tramutoli per la Basilicata Possibile. Sono assenti, come potete vedere dalle sedie vuote, Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle e Vito Bardi della coalizione di centrodestra. Mara. Avevamo chiuso con le stanze degli studenti dell'Università degli Studi di Basilicata, un tema che si ricollega al lavoro, lavoro che in Basilicata non c'è, che è precario, che è sottopagato, come ci dicono gli studi dell'INPS pubblicati solo qualche giorno fa dalla Nuova. Un lucano su tre percepisce meno di 780 euro al mese, che poi è la cifra che corrisponderebbe al reddito di cittadinanza. Noi vogliamo chiedervi innanzitutto qual è la vostra ricetta, ma soprattutto una provocazione. Trerotola, a questo punto conviene quasi essere disoccupati. Allora, questo reddito di cittadinanza, che potremmo dire che ci è stato copiato, io la vedo, è una misura tampone, diciamo, ma non può essere questa la misura che promuove il lavoro e che stimola le attività. Quindi bisogna lavorare bene per creare un lavoro. Il lavoro dà dignità, la gente ha necessità di lavorare, non ha necessità di provvedimenti alienanti. Non è bello questa, sono misure tampone, come le dicevo, ed è, non voglio dire, ma è quasi mortificante poi per la persona. La persona deve lavorare, deve guadagnare dignitosamente, fare il lavoro che più si addice. Quindi io sono per stimolare i processi produttivi e far sì che la gente possa lavorare dignitosamente. Tramutoli, come si crea lavoro in Basilicata e le misure come il reddito minimo di inserimento o il REI sono la ricetta giusta, la risposta giusta? Beh, io direi intanto che questo reddito di cittadinanza, diciamo, è un modo per umiliare i poveri. Siccome sei povero devi essere non messo in condizione di sopravvivere a prescindere, come dovrebbe essere, perché sei un cittadino italiano e non posso abbandonarti. No, devi superare delle prove e ostacoli, devi prestarti ad accettare lavori improbabili, proprio perché non ce ne sono, altrimenti non ci sarebbe questa necessità di dare il reddito di cittadinanza. E poi fare questa prova ostacoli, per cui se non ti piace il primo te lo posso dare più lontano, ancora più lontano. Il problema è che, anche per rispondere alla sua domanda di prima, è che in realtà è il lavoro che è pagato poco, cioè il lavoro normale. Quando paghi un operaio della Fiat 1200 euro, uno che fa quella fatica con quei turni eccetera, è chiaro che la distanza rispetto a un reddito da 780 euro sembra troppo piccola, ma non è il reddito di cittadinanza che è troppo alto, è quell'altro che è troppo basso. Quindi bisogna cambiare la Basilicata, riportarla su una frontiera tecnologica più alta, perché quando c'è più conoscenza dentro il lavoro, anche il lavoro è pagato meglio ed è non solo, è più sicuro per il futuro. Quindi diciamo, alzare la media dei salari lucani aiuterà anche a comprendere meglio perché è giusto dare il reddito di cittadinanza a chiunque, ma non in cambio del lavoro. E adesso abbiamo la quinta domanda esterna, vediamo la quinta clip. Il settore produttivo lucano è contraddistinto dalla coesistenza sul territorio di importanti big players, ma anche e soprattutto di piccole e micro imprese. Quali strategie ritenete opportuno mettere in campo per supportare e stimolare il dinamismo delle realtà imprenditoriali più piccole e al contempo rafforzare la presenza sul territorio di grandi gruppi industriali? Allora, Tramutoli, la domanda del presidente di Confindustria Lorusso. Sì, io ho incontrato dei rappresentanti delle imprese più piccole, diciamo che a loro, come anche alle multinazionali che insistono sul nostro territorio, noi proporremo sempre un'alleanza. Noi ci impegniamo a rendere la loro vita più facile, a sburocratizzare tutto quello che si può fare, a dematerializzare tutte le procedure, a intervenire con
procedure, penso ai piccoli esercenti che si lamentano di pagare i rifiuti a metro quadro, non li faremo pagare a peso, rifinanzieremo Cofidi, rimetteremo a disposizione tutte le agevolazioni, comprese quelle finanziarie, ci faremo garanti dei loro prestiti rispetto alle banche quando loro si rendono disponibili a partecipare al progetto che abbiamo per questa regione. E quindi un progetto che si coordina per muoversi in una certa direzione. Nelle gare, per esempio, noi premieremo le ditte che prevedono un piano di gestione dei rifiuti, di riduzione degli imballaggi, per esempio, per fare. E allora alle grandi imprese, invece, l'ho già detto, noi chiederemo a Eni, ma anche a FCA, di essere nostri alleati in questa transizione energetica, nella transizione verso anche la produzione di veicoli nuovi. Saremo i primi acquirenti se vorranno farlo, altrimenti ci rivolgeremo ad altri. Trerotola, quali risposte dare al Presidente di Convindustria? Al Presidente di Convindustria direi, al di là di alcuni provvedimenti che stiamo mettendo a punto, chiedo un'interfaccia per verificarne tanti altri provvedimenti, tante agevolazioni da dare a questo mondo che è il mondo produttivo, verificare insieme la fattibilità, certamente no a quei provvedimenti a pioggia che sono dei benefit che vanno a sprecare solo energia, quindi verificare insieme la fattibilità, naturalmente non è una limitazione, e verificarla insieme, studiare, dare spazio alle attività che danno un certo numero di posti di lavoro e che siano produttive, conciliando con l'ambiente, con la salute, chiaramente non andiamo a favorire aziende che creano fastidio, anziché insomma, aziende che si integrano con il territorio e che si integrano con il mondo del lavoro. E naturalmente legato al mondo del lavoro c'è anche il tema del petrolio, Tramutoli. Si può essere favorevoli o contrari alle estrazioni, però sicuramente col petrolio bisogna avere a che fare nell'immediato futuro. Voi pensate davvero, innanzitutto, qual è la vostra posizione sulle estrazioni e pensate davvero di poter chiudere i pozzi attuali? Beh, intanto io sono favorevole all'acqua, perché l'acqua, a differenza del petrolio, si può bere. Riguardo alla chiusura dei pozzi, non si possono chiudere i pozzi perché il governo Monti ha fatto un decreto, il 179 del 2012, per difendere appunto Eni e consentire la proroga automatica che avverrà a ottobre del 2019. Naturalmente noi sapete bene che non solo gli idrocarburi bruciati, ma anche quelli estratti sono fuori dalla nostra prospettiva di Basilicata nuova, Basilicata possibile. E però bisogna dire la verità ai cittadini. E quello che potremmo fare per accelerare questo processo per noi di transizione energetica, ma anche di uscita dalle estrazioni di petrolio, è dotare la regione finalmente di quegli strumenti della quale colpevolmente non si è fin qui dotata, un piano di tutela delle acque, per esempio, il piano di tutela del paesaggio, il piano contro l'inquinamento acustico che ci servirà anche per combattere questo eolico selvaggio, tutti il piano di tutela delle coste, cioè tutti quegli strumenti che ogni regione si dà per poter dire io sto governando il territorio. Invece questo è un territorio che a tutta evidenza non è governato e noi torneremo davvero a governarlo in quel senso, in modo da rendere compatibili le attività industriali necessarie con la vita dei cittadini e rimetteremo in piedi ARPAB perché il controllo ambientale sia ferreo. Trerotola, sulle estrazioni il centrosinistra che idea ha? Sulle estrazioni il centrosinistra dice in modo categorico no a nuove trivelle, in modo chiaro ed inequivocabile. Non siamo sponsorizzati da multinazionali del petrolio, quelle che ci sono devono essere ben garantite, quindi garanzia per ambiente e salute, apertura alle nuove fonti di energia, verificandone sempre
che non creano un impatto negativo sulla salute, perché la salute è la base, è che non ci devono essere deroghe su questa cosa, quindi i controlli devono essere severi, devono essere certi, non ci possono essere balletti, sì c'è tossicità, non c'è tossicità, no, l'apertura è totale a queste nuove fonti, però vogliamo le garanzie altrettanto totali. Quindi su questo non si sfugge, c'è tanto da lavorare e naturalmente non permetteremo, come sapete il centrodestra ha aumentato i tossici nei fanghi di depurazione perché è un problema della Basilicata, loro quindi è chiaro che ci vedono come una colonia così come successe per il problema delle scorie nucleari, loro vogliono farci diventare una cloaca. Noi questo non lo permetteremo assolutamente, se c'è da mostrare i denti non esiteremo. No, una domanda telegrafica per Tramutoli, la moratoria del ministro Costa come le pare? Un espediente per prendere tempo o è sufficiente? Diciamo che è un'arma di distrazione di massa, perché in realtà se va bene noi non faranno nulla, perché il piano delle aree non verrà approvato, se ci sarà l'opposizione anche di una sola regione, ma se invece a maggioranza dovessero decidere di approvare un piano delle aree, voteranno tutte le regioni, non solo quelle che hanno il problema, noi rischiamo di trovarci una Basilicata con un piano delle aree che autorizza anche l'80% delle trivellazioni, quindi sarebbe un grande autogol. Trerotola invece sulla moratoria del governo? Allora, il governo sta facendo dei balletti, è un modo come giocare per prendere tempo, però la gente si è accorta, ecco perché è finito quell'impatto che avevano questi partiti di governo ed è finito abbastanza rapidamente, perché la gente non possono prendere in giro la gente in questo modo, quindi la gente attenta capisce che sono tatticismi elettorali. D'altra parte vediamo che hanno presidiato la Basilicata, in un paese del Materano la gente diceva ma qua non si poteva circolare, siete venuti voi con una macchina e con due collaboratori, arrivano sti ministri con 10 macchine a spese dei cittadini, comodamente, e dando fastidio alla gente. Noi educatamente, anche quando incontriamo la gente, bussiamo la porta, non invadiamo, ma sono metodi di questi colonizzatori, e speriamo che finisca quanto prima questa loro... Bene, restiamo in tema petrolio e vediamo insieme la scheda di Fabrizio Di Vito. In Basilicata ad oggi sono state erogate royalties derivanti dalle estrazioni petrolifere per un totale di 1.300.000.000 di euro, cifra astronomica per una regione piccola come la nostra, sul cui utilizzo nel corso della legislatura che va a concludersi più volte si è acceso lo scontro politico. Con l'avvio ormai imminente delle estrazioni a Tempa Rossa nella Valle del Sauro, il gettito è destinato ad aumentare ulteriormente. Le ultime stime della regione Basilicata inserite in bilancio parlano di circa 200.000.000 di euro all'anno. Alle royalties nette, che ammontano al 7%, bisogna aggiungere il 3% che in passato è servito a finanziare il bonus idrocarburi per poi essere dirottato sul reddito minimo di inserimento. Ora però, con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza voluto dal governo, quel tesoretto dovrebbe tornare nelle casse della regione, riaprendo il dibattito sul suo riutilizzo. C'è poi il 30% del gettito dell'IRES versata dalle compagnie petrolifere allo Stato. A conti fatti, una pioggia di milioni di euro che può decidere le sorti della regione nei prossimi 5 anni. E allora la domanda nei confronti dei candidati governatore nasce spontanea: come utilizzereste le royalties del petrolio? Trerotola, le giro la domanda del collega Di Vito. Allora, questo servizio ci mostra perché siamo diventati così appetibili a questi padroni del nord, perché c'è da lucrare su di noi. Noi questo non lo permetteremo, le royalty devono essere usate nel migliore dei modi per produrre lavoro,
per produrre lavoro e lavoro qualificato, lavoro dignitoso ai giovani e non solo ai giovani, nel rispetto dell'ambiente. Chiedo scusa se mi ripeto in questo, ma l'ambiente è fondamentale per la salute, quindi noi dobbiamo rispettare l'ambiente, rispettare la nostra agricoltura, rispettare i nostri allevamenti, sviluppare un'agricoltura biologica e biodinamica. C'è richiesta nei mercati, ci vuole sicurezza, non possono, mi dicevano alcuni agricoltori e alcuni allevatori che hanno avuto disdette per questi balletti sulla insicurezza, quindi il petrolio è una cosa delicata, devono stare fermi, giù le mani dal petrolio, dal nostro petrolio. Tramutoli, come utilizzerete le royalty? Beh, intanto io so sicuramente che il mio collega candidato presidente non c'entra niente, però devo segnalare che il cattivo uso delle royalties degli ultimi 20 anni appartiene tutto al governo di centrosinistra, che piuttosto che utilizzarle per fare investimenti, creare anche la possibilità di nuova occupazione, diversa occupazione, non dico addirittura la transizione energetica, le ha utilizzate largamente per fare di questi soldi clientele e anche per creare un sistema molto inclusivo che io sto sperimentando durante questa campagna elettorale, che fa sì che anche certe porzioni, certi corpi intermedi di questa società che io pensavo si sarebbero esposti, non in privato che dicono vi votiamo, ma in pubblico a dire che sono dalla nostra parte, invece anche loro stanno zitti e sembra che non possono esprimersi. E quindi è il sistema delle royalties quello di cui stiamo parlando e che dovremmo abbattere. Noi non abbiamo bisogno delle royalties come per sopravvivere, non ne avremo bisogno come fanno altre regioni, ovviamente finché le prenderemo immediatamente smetteremo di utilizzarle in queste pratiche, diciamo, puramente parassitarie che hanno messo sulle royalties anche spese fisse. Libereremo anche queste royalties, così libereremo anche le persone e i gruppi che attorno a queste royalties vivono dall'obbligo ad ogni elezione di rispettare il contratto non scritto che hanno firmato. Nel dibattito nazionale, Trerotolo, la politica nazionale discute di TAB. In Basilicata invece scontiamo una rete infrastrutturale carente e una rete viaria ancora più precaria. Qual è la priorità per la Basilicata? Beh, certamente le infrastrutture vanno potenziate, c'è il problema ferroviario, la Ferrandina Matera, c'è il problema ferroviario ancora di Metapondo Potenza Salerno, va snellito, va reso più agile, c'è il problema della Potenza Melfi, c'è il problema della Bradanica. Ci sono tante strade provinciali e comunali che vanno sviluppate e rese più agibili. C'è il problema grande della manutenzione. Qui si sta trascurando un problema grandissimo, ma poi con l'andare del tempo ci sono danni, quindi cerchiamo di badare alla manutenzione. Quelli non sono soldi sprecati, quelli sono soldi utili ad evitare i disastri, e comprendiamo che il governo ha in quest'ultima manovra per il dissesto idrogeologico ha stanziato 750 milioni per il Veneto e 10 milioni per la Basilicata, ma come devono dire ai cittadini di voi non ce ne frega nulla? Lo stanno dicendo costantemente. Tramutoli, sul tema infrastrutture? Beh, guardate, il tema infrastrutture è uno di quelli che descrive l'umiliazione del Mezzogiorno rispetto a tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 25 anni. E naturalmente in questo Mezzogiorno siamo umiliati anche noi, cittadini lucani, per cui stiamo qui a discutere se si fa o non si fa la TAV, un'opera probabilmente inutile, perché però verrà fatta quasi sicuramente e che costerà anche ai meridionali qualche soldo, pochi tanti che siano. E quando guardate il piano, la convenzione con le ferrovie fatte dal governo Renzi, il piano del 2012-2016, guardate questa mappa delle nuove linee, è scandaloso vedere che tutto il nord viene infrastrutturato per arrivare a percorrenze a ridurre di 3 minuti certi ritardi, e vedete il vuoto del sud.
È una cosa che è vergognosa, anche perché la mobilità è un diritto costituzionale, non c'entra con quante persone viaggiano o non viaggiano, a parte che l'alta velocità, anche quella nostra, che è proprio alta, non è, insomma, ha avuto un grande successo a Sud, quindi dobbiamo farle tutte queste ferrovie, dobbiamo riaprire un tavolo con il governo che ci diano almeno la quota Ciampi, il 37% delle risorse nazionali. Chiuso il capitolo del petrolio, ci spostiamo in Viale Verrastro con quelli che saranno i primi atti del nuovo governatore, a partire dal capitolo delle nomine, da direttori generali dei dipartimenti regionali alla governance degli enti subregionali, con molti direttori generali che non saranno in scadenza. Trerotola, come vi comporterete? Ci sarà un azzeramento generale di queste nomine? Guardate, certamente c'è una riorganizzazione, se ci sono persone valide vanno certamente mantenute, se c'è necessità, come penso che ci sia necessità, di persone nuove anche, certamente bisogna dare spazio ai giovani, abbiamo tanti lucani di valore e possiamo usare queste nostre figure certamente come una risorsa. L'importante è che chi lavora deve capire che dobbiamo badare ai risultati, badare ai risultati e a come si ottengono questi risultati. C'è una sostenibilità non solo economica delle azioni che si vanno a fare, ma c'è una sostenibilità della qualità delle cose che si vanno a fare. Quindi devono essere due binari che viaggiano insieme. Quindi la locomotiva viaggia su questi due binari, sostenibilità economica e sostenibilità della qualità. Però le cose si devono fare, quindi se c'è da ristrutturare, come sicuramente qualcosa c'è, sarà fatta. Tramutoli, metterà in atto un azzeramento della dirigenza regionale lucana? No, a me piace spesso citare il governo di Clistena di Atene, un attimo prima che arrivasse Pericle. I governanti di Atene venivano sorteggiati tra una lista di persone che si rendevano disponibili. Allora io mi chiedo e chiedo ai lucani se voi pensate che la dirigenza, l'alta dirigenza della regione Basilicata fosse stata messa lì col metodo di Clistene di Atene, cioè sorteggiando fra i cittadini disponibili, forse che avremmo avuto un governo peggiore di questa regione. Io penso di no. Perché? Perché siccome la nostra dirigenza è scelta sistematicamente, non sulla base delle competenze, parlo dei vertici naturalmente, ma sulla base della capacità di garantire consenso, io penso che un sorteggio avrebbe dato risultati migliori. Ovviamente questa regione sarebbe già andata a gambe all'aria, più di quanto già non lo sia, se non ci fossero funzionari pubblici, seri, che si incarnano l'idea del servizio pubblico e che abbiano mantenuto in piedi la macchina regionale per tanti anni, nonostante gli input che ricevessero dai vertici fossero di segno contrario. Quindi noi salveremo tutti i dirigenti che hanno ben operato, ma sicuramente per quelli che hanno ben operato e per quelli nuovi il criterio sarà solo quello della competenza e della partecipazione a una visione di Basilicata che vuole essere rispettosa dei diritti dei cittadini. Trerotola, domanda e risposta flash. I direttori generali delle aziende sanitarie nominati di recente resteranno in carica? E come si fa a dire? C'è un coordinamento comune, bisogna creare un coordinamento perché la cosa deve funzionare in senso totale, cioè non sono entità distaccate, fanno parte di un'unica cellula, parti di una stessa cellula, quindi c'è un coordinamento importante. Se ci sono persone valide certamente rimarranno, non c'è nessun dubbio, però se c'è da rifare va rifatto. Tramutoli, lei? No, siccome non credo che siano stati nominati con criteri differenti da quelli che ho descritto, io non li conosco personalmente, non posso giudicare come hanno operato, ma fidandomi del metodo a occhio e croce direi di no. E allora, restiamo in ambito prettamente politico, ripartiamo da Trerotola. Primi 100 giorni della sua eventuale nuova esperienza alla guida dell'amministrazione regionale, come comporrà la giunta
quanti assessori, se saranno tecnici o esterni e quale sarà il primo atto che materialmente firmerà. Guardate, allora la nomina di assessori è una cosa molto seria, quindi perché sono i collaboratori stretti del presidente, con aspetti critici, ma critici costruttivi, e quindi è importante la scelta di queste persone. Certamente ci saranno persone in Basilicata da poter utilizzare da parte delle componenti politiche e da parte esterne, purché abbiamo persone valide. A me interessa avere persone valide, cioè non ho preclusioni a prendere chi che sia dal mondo civile, se è una persona valida. Se nell'ambito delle componenti che mi sostengono non c'è quella figura che serve, dico per dire, a quell'assessorato, ma qual è il senso? È una spartizione. Se deve essere una spartizione non ci sto. Se ci dobbiamo sedere al tavolo per lavorare è una cosa, se dobbiamo fare spartizioni politiche non sono la persona adatta. Il primo atto che materialmente pensa di firmare? Beh, la riorganizzazione della struttura regionale è fondamentale, perché sono gli strumenti per poi poter lavorare. Se non ci diamo delle regole e l'organizzazione non riusciamo a fare altro. Tramutoli, nuova giunta invece, se vincerà lei? Beh, non ci stiamo pensando, anche se diciamo ci sono tante persone che abbiamo già individuato che potrebbero essere adatte allo scopo. L'assessore o chi si prende una responsabilità maggiore all'interno di una giunta deve essere una persona che innanzitutto rispecchia i nostri riferimenti valoriali, cioè gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi se devo pensare a un assessore alla sanità, più che a una persona che abbia, come dovrebbe avere, comunque delle competenze nel settore, è importante che sia una persona che condivida il nostro punto di vista, cioè garantire la salute a tutti i cittadini lucani senza esclusione. E quindi diciamo in quest'ottica ci muoveremo per scegliere persone competenti, ma che soprattutto condividano questa visione. Il primo atto che noi faremo, in realtà sono tanti che li faremo in parallelo, dotare la regione dei piani di tutela ambientale che ha bisogno, tutela delle acque, del paesaggio, delle coste, degli strumenti diciamo programmatori necessari in campo ambientale, rimettere in piedi l'ARPAB e quindi ristrutturarla per renderla autonoma dal potere politico e dargli mezzi e risorse per operare bene, fare da subito le società in house che finiscano queste esternalizzazioni inutili e costose. E allora siamo arrivati all'ultima clip esterna, prego la regia di mandarla. Quando rivolgo a loro quattro i miei migliori auguri perché possano loro quattro poter fare soltanto del bene per questa nostra regione. E poi devo dire che in queste ultime settimane mi è ritornata spesso questa frase che io leggo nella Laudato Si di Papa Francesco, quando Papa Francesco, parlando della politica, dice che il dramma di questa politica è che è una politica focalizzata sui risultati immediati e soltanto sulle intenzioni elettorali, una denuncia forte quella di Papa Francesco. In queste ultime settimane, vedendo in Basilicata l'arrivo di tutti questi leader dei vari partiti, questi leader nazionali, mi è venuta forte questa identificazione con questa frase, cioè vale a dire ancora una volta vedere la gente, la Basilicata, questa almeno è la mia impressione, vedere la gente, quindi la Basilicata, come una specie di catino elettorale, leader di partiti nazionali che non si sono mai visti in Basilicata negli ultimi anni, tutto questo interesse della politica nazionale che non c'è mai stata, tutto sommato in questo modo così, così forte per la Basilicata. E allora io vorrei chiedere ai nostri quattro candidati, ma è possibile una politica che non sia necessariamente fatta soltanto con le promesse, ma che invece parli di visioni ampie, come ancora dice il Papa? È possibile ancora fare una politica che possa dare
l'idea di mondi nuovi, di società nuove, piuttosto che fermarsi soltanto sul consenso elettorale? E allora ringraziamo anche Don Marcello Cozzi per questa ennesima domanda di spessore rivolta ai candidati. Lo abbiamo riconosciuto, presidente del CESTRIM e della Fondazione Antiusura. Mentre diciamo che ci avrebbe fatto piacere ascoltare anche il parere dei candidati di centrodestra e del Movimento 5 Stelle, che ahimè hanno preferito lasciare una sedia vuota e quindi non rispondere anche a quest'altro interrogativo, diamo invece la parola a Valerio Tramutoli. La sollecitazione di Don Cozzi. Beh, io penso che forse la Basilicata possibile è l'unica lista che risponde coerentemente non solo alla domanda che fa Papa Francesco sulla questione ambientale, ma anche a quei suoi reiterati inviti al rispetto della dignità umana, così poco rispettata invece negli ultimi anni rispetto ai nostri migranti. E siamo solo noi, perché diciamo un ministro del centro-sinistra come Minniti si è addirittura vantato di aver risolto il problema creando questi lager in Libia, che pare che solo dopo il servizio di report abbia potuto scoprire così cattivi e così ingiusti, mentre gli altri due partiti, le altre due coalizioni che si oppongono a noi, insomma, sapete bene cosa pensano dei migranti, torture li hanno sottoposti, almeno dal punto di vista psicologico, quando li tengono davanti alle coste italiane senza farli scendere. Riguardo la questione ambientale, diciamo, mi pare che possiamo dire la stessa cosa: siamo quelli che hanno, gli unici che hanno una visione che va oltre le prossime elezioni, che parla di una Basilicata che è prima nel mondo nel provare a raffreddare il pianeta, quindi diciamo da questo punto di vista mi sarei aspettato una maggiore vicinanza dal mondo cattolico. Andrea Rotolo. Quindi si ritorna con la domanda di Papa Francesco ad una sostenibilità non soltanto dei numeri, a una sostenibilità anche della qualità. Per quanto riguarda la venuta di questi ministri in Basilicata, come dicevamo prima, c'è un forte appetito alla Basilicata, poi c'è una forte attenzione perché c'è una controtendenza, c'è un ritorno del centro-sinistra unito, e questo brucia, crea problemi al centrodestra, e quindi loro prestano molta attenzione. È chiaro che presidiano molto il territorio. Ci dispiace la non presenza di Berlusconi, perché come ha detto il governatore Emiliano in un incontro alcuni giorni fa, dice, più sta Berlusconi sul territorio più ti fa pubblicità, quindi questo mi dispiace. Altre cose, noi non è un fatto politico, infatti purtroppo non c'è contraddittorio qua, perché sembra per molte cose che stiamo sulla stessa linea, e questo in ogni caso mi fa piacere. Non abbiamo fatto nomi di assessori, non abbiamo fatto promesse a persone del mondo civile per trarne profitto elettorale, mi sembrava scorretto, quindi come il collega concorrente insieme a me alla presidenza, è una cosa che si valuterà e si dirà dopo, mi sembrava scorretto. Ecco, in questa settimana, lo sapete, durante la scorsa settimana siete stati intervistati singolarmente dalla Nuova TV e a ciascuno di voi abbiamo chiesto un giudizio sui rispettivi avversari. Tramutoli, vediamo cosa hanno detto di lei. Valerio Tramutoli è una persona per bene, un sognatore perenne, una persona competente in alcune materie, in altri momenti completamente fumoso. Tramutoli come commenta? Vabbè, non lo so, intanto ringrazio chi ha avuto parole buone, anche la parola visionario mi piace molto, almeno significa avere una visione, diciamo, un'idea. Sulle parti sulle quali sono fumoso, chiedo scusa a Mattia, comunque ai cittadini lucani dico che comunque dove vi sembro fumoso sappiate che io ho un punto di vista, che è il punto di vista della povera gente. Vediamo cosa hanno detto invece di Tre Rotola.
Tra l'altro l'ho incontrato diverse volte, secondo me è una brava persona che però è troppo sola. Ma Carlo Trerotola, io direi un farmacista per bene. Una controfigura di se stesso, io l'ho conosciuto, umanamente mi sta testimoniando alcune cose che non voglio riferire in pubblico, a disagio. Trerotola, la sua replica. Che dire, mi ci ritrovo in alcune e ringrazio per i giudizi che mi sono dati. Che possa essere una controfigura, no, certamente. Cioè, se mi creano problemi non esiterò a battere il pugno sulla scrivania presidenziale qualora avrò la possibilità di essere, qualora sarò eletto, e se ho i cittadini dalla mia parte non ho nessun timore di andare avanti, sono quelli che mi danno la forza. E allora, naturalmente avevamo preparato anche le clip dei due candidati governatori che per scelta loro non si sono presentati a questo dibattito. Prego la regia di mandare il contributo su Bardi. Bardi, un napoletano cordiale. Ma l'ho conosciuto, mi sembra una brava persona, però veramente una persona spaesata, fuori contesto. Bardi è un altro generale, noi abbiamo un altro che sconfigge Scanzano, che mi sembra calato dall'alto e che poco conosce della Basilicata. Allora, spaesato e fuori contesto, dice Mattia del generale Bardi, il professor Tramutoli invece lo ha definito nel modo in cui avete sentito. Ovviamente Bardi non può dare la sua replica per evidenti motivi, vediamo invece il contributo sul candidato Mattia. Mattia in questo momento è abbastanza schizofrenico, perché racconta in Basilicata cose diverse da quello che fa il governo nazionale. Antonio Mattia, a volte poco comprensibile, forse un po' incomprensibile nelle sue idee. Un grillino moderato. Mattia schizofrenico, dice Tramutoli, poco comprensibile, dice invece il candidato di centro-sinistra. Allora, che dire, anche per Mattia naturalmente nessuna possibilità di replica. Amara. Siamo arrivati agli appelli finali. Tramutoli, un minuto per convincere Lucani. Beh, i lucani secondo me devono fare una valutazione piuttosto seria, al di là di qualunque tipo di calcolo su percentuali e altro, diciamo. Intanto i lucani che non votano sono più della metà, questo già ci dice che chi racconta del voto utile, che pensa a spostamenti di percentuali del passato, questi ragionamenti sarebbero completamente spazzati via dal semplice fatto che i lucani quel giorno decidessero di alzarsi in piedi e andare a votare. Dopodiché a chi pensa al voto utile e pensa per qualche ragione ancora di tapparsi il naso e aggregarsi ad altre forze politiche per diverse ragioni, io chiedo di valutare la propria condizione, quello che è successo, quello che è stato creato dal centro-sinistra in Basilicata e quello che potrebbe succedere se il 25 marzo tornassero a governare quelli di prima o arrivassero questi di dopo, e forse valutando la loro condizione capirebbero che l'unico voto per il cambiamento e per la Basilicata possibile, che è un voto per un cambiamento che è possibile, noi pensiamo di farcela. Trerotola, che dire, il partito dell'astensionismo è un partito molto grande, l'appello è ai giovani e a tutti, andate a votare perché è importante, e la nostra democrazia è quella, altrimenti veramente poi ci piazzano i generali, ma ce li piazzano di forza, quindi facciamo molta attenzione, non voto, è un rifiuto della democrazia. Quindi andiamo a votare tutti, mi raccomando, con energia, e trasciniamo tutti a servirci di questo strumento che è il voto. E allora siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio per essere stato ospite nei nostri studi Valerio Tramutoli, grazie. Candidato governatore della Basilicata Possibile, grazie Tramutoli, grazie a grazie. Carlo Trerotola che invece rappresenta la coalizione di centro-sinistra per queste regionali. Mara, che dire, noi in queste 3 settimane abbiamo fatto uno sforzo giornalistico molto complesso, molto articolato per dar voce a tutti, dispiace, e non è naturalmente una polemica, che due
candidati importanti di questa competizione hanno scelto di non essere presenti qui con noi per questo confronto finale. Naturalmente ce ne dispiace anzitutto a noi, dispiace ai nostri telespettatori che non hanno avuto il punto di vista del candidato di centrodestra e del candidato di centrosinistra, ma naturalmente ai lucani la scelta, ai lucani, come giusto che sia, la scelta del nuovo Consiglio regionale, del nuovo Presidente della Giunta regionale. Vi lascio ricordando che lunedì ci saranno le nostre dirette per analizzare l'esito di questo voto per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta. Grazie a tutti, Mara, grazie, il tuo saluto. Grazie ai telespettatori a casa, grazie agli ospiti in studio e vi lasciamo alla programmazione della rete.